Il male al collo, lo so, è uno dei dolori più fastidiosi in assoluto. Non ci permette di muoverci liberamente, quindi banalmente ci giriamo per salutare un amico o un collega e sentiamo una fitta. Oppure dobbiamo fare manovra in macchina e non riusciamo perché ci sentiamo rigidi e iniziamo a sentire dolore. Bene, tutte queste situazioni sono molto comuni. Ma lo sapevi che la maggior parte dei dolori a livello della cervicale sono dovuti al fatto che non abbiamo un buon allenamento dei muscoli che devono sorreggere la nostra testa? Bene, in questo video ti proporrò una routine di esercizi che puoi fare tutti i giorni per migliorare la mobilità della tua colonna cervicale e rinforzare i muscoli che sorreggono la tua testa. Partiamo con alcuni esercizi di riscaldamento per il nostro collo. Quindi inizialmente effettuiamo dei movimenti di flessione ed estensione terrachide cervicale, quindi un movimento come per dire sì, cercando di effettuare il movimento lentamente e andare alla massima escursione articolare. Lo ripetiamo una decina di volte. Dopodiché facciamo un movimento di rotazione, quindi come per dire di no, guardando a sinistra e a destra, anche qui 10 volte. Dopodiché passiamo a un esercizio di inclinazione laterale, quindi è l'orecchio che va in direzione della spalla e non viceversa, mi raccomando. E anche qui ripetiamo questo movimento 10 volte. Infine facciamo un movimento di circonduzione, quindi disegniamo con il nostro naso un cerchio il più ampio possibile. In questo modo. Se sentiamo un po' di fastidio al collo, disegniamo un cerchio un pelino più piccolo. Anche qui, come vedete, alterno la direzione una volta in senso antiorario e una volta in senso orario. Iniziamo con degli esercizi di rinforzo in isometria, quindi semplicemente facciamo una spinta contro una resistenza senza andare a muovere il nostro collo. Partiamo con un esercizio dove posizioniamo il nostro pugno sotto il nostro mento e da questa posizione effettuiamo una spinta verso il basso come a voler fare questo movimento qui. Quindi col pugno posizionato sopra che ci fa una resistenza andiamo a spingere verso il basso. Sentirete lavorare tutti i muscoli qua sotto del collo e anche qualcosina qua dietro. Manteniamo la spinta 10 secondi e poi riposo. E ripetiamo questo esercizio 10 volte. Dopodiché facciamo un esercizio in inclinazione, quindi posizioniamo la nostra mano lateralmente sulla nostra testa e andiamo a effettuare una spinta in quella direzione, quindi come voler fare questo movimento. Anche qui una spinta. 10 secondi, rilasso, cambio mano, 10 secondi di spinta in quella direzione, rilasso e ripeto 5 volte per parte, quindi 10 volte in totale. Per i prossimi esercizi andremo a utilizzare invece una banda elastica. Quindi iniziamo posizionando la banda dietro la nostra testa, in questo modo, e con le braccia a 90 gradi teniamo fisso il nostro elastico. Da questa posizione, guardando sempre in avanti, andiamo a portare indietro la testa, appiattendo il nostro collo e portando indentro il mento. Quindi questo movimento qui. Manteniamo la posizione 2-3 secondi e ritorniamo. Sentirete questa volta lavorare principalmente i muscoli posteriori del collo. Mi raccomando, non è un movimento dove vado in su, dobbiamo mantenere fissa la nostra banda e portare in dentro il nostro mento, in questo modo. Ripeto l'esercizio 10 volte, pausa di 30 secondi e poi di nuovo altre 10 ripetizioni. Questo è un esercizio che serve a rinforzare la muscolatura flessoria cervicale profonda. Quindi dovremo fare questo movimento. Partiamo con lo spingere verso il basso il nostro mento, quindi appiattendo la nostra cervicale in questo modo.
Dopodiché, mantenendo questa posizione del mento, solleviamo leggermente la testa. Manteniamo la posizione 20-30 secondi e dopo riappoggiamo la testa. Mi raccomando, è fondamentale mantenere bene il mento all'interno, verso il basso, mentre solleviamo la testa, perché vi verrà da fare questo movimento qui, di andare verso l'alto col mento. In realtà quello è un errore. Quindi bene giù il mento, cervicale piatta, e sollevo la testa mantenendo 20-30 secondi. Ripeto questo movimento 5 o 6 volte. Facendo tutti i giorni questa semplice routine di esercizi, vedrete che la muscolatura del vostro collo si rinforzerà e progressivamente il vostro dolore cervicale andrà a diminuire. Quindi, se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Un saluto a tutti, ciao!